Bene, bentornati. Perché sono così? Ma è semplice, perché sono le 11 di sera e in questo momento sto per registrare per la terza volta un gioco che per tutti i video precedenti non ho chiamato gioco ma simulatore, ma ora lo chiamerò gioco. Per la terza volta lo sto registrando perché è altamente instabile. E si arresta in una maniera così strana questo gioco, tanto strana, ma così tanto, da distruggere anche la mia registrazione. Completamente. Quindi tutto ciò che avevo registrato è andato perduto. Dopo aver fatto per due volte pubblicità anche a colui che me l'ha fatto scoprire, e lo ringrazio ancora una volta, Adrian di Link4Universe, vi lascio il link del canale in descrizione ovviamente. Attraverso i suoi Astro Caffè, un video al giorno sia riguardante astronomia e astrofisica, e comunque tutto ciò che riguarda lo spazio, anche curiosità a caso. Mi ha appassionato sempre di più, ero già appassionato comunque dell'universo, ero molto affascinato dall'universo, però i suoi Astro Caffè mi sono piaciuti moltissimo, e attraverso i suoi Astro Caffè ho appunto scoperto maggiormente questo simulatore, questo gioco, anzi lo chiamiamo gioco. Come stavo dicendo nelle due volte precedenti, in questo momento noi vediamo il nostro sistema solare, il Sole, Mercurio, Venere, la Terra, Marte. Madonna, stavo per morire. Perché sono 3 ore che parlo ininterrottamente. Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e poi Plutone. Qua siamo Saturno, qua c'è Plutone, da qualche parte ci sarà Nettuno, eccolo qua, Urano. E noi possiamo scoprire tutto. Ad esempio, la Terra, il nostro bel pianeta. Una massa, se ci clicchiamo sopra, alla Terra, cioè la iniziamo a seguire, poi se clicchiamo sulla finestrella che esce a destra, diventa più grande. Oh, che magia, eh? Massa, una massa terrestre, ovviamente. Questo è il suo diametro, densità, bla 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 bla. Come si muove, il clima e tutte robe varie. Guardate qua, questo è Giove. Giove che in questo momento, se noi andassimo a zoomare, in teoria... Ah, ci fa vedere solo Giove, non ci fa vedere tutte le sue lune. Ok, non ci fa vedere le lune di Giove. In teoria qua da qualche parte ci dovrebbe essere anche il sistema solare, però con per ciascun pianeta le lune. Quindi è ancora una fase sperimentale in teoria, però comunque è stato creato. La Terra è vicino alla Luna. Perché la Terra va a fuoco e la Luna pure? Stavo dicendo, volevo creare il mio sistema solare, però, visto che questo gioco mi ha fatto particolarmente arrabbiare, in questo momento voglio solo trovare qualche modo di distruggere la Terra. Sì. Prima di tutto, qua da qualche parte c'era quello per prendere lo spazio vuoto e aggiungerci quello che si voleva, però sinceramente non lo trovo più. Aggiungiamo la Terra. Ferma qui. Brava Terra. Allora, il modo più veloce di distruggerla è quella di cliccare su lancia, scegliere un altro qualunque pianeta, la Terra, lanciargliela contro. Abbiamo distrutto la Terra. Really, nigga? Questa è la nostra bellissima Terra, senza la Luna, ma vabbè, che gira un po' troppo veloce anche. Il modo più veloce e anche quello a cui stiamo andando davvero incontro in questo momento, frase d'ecologista in arrivo, e il surriscaldamento globale. Parti per milione di ossido di carbonio, cioè anidride carbonica. Se noi andassimo a toccare questo semplice numero, lo andassimo ad aumentare, la Terra diventerebbe incredibilmente più calda. Andiamo a raddoppiare quello che ci è stato dato all'inizio, 780 parti per milione. La Terra diventa un forno. La Terra raggiunge la media di 21 circa gradi Celsius e praticamente sta iniziando a diventare inabitabile, perché se 21 è la media e ai poli rimane molto bassa, dobbiamo fare una media di... Che cos'è quella roba che gira là? Un asteroide, vabbè. Torniamo al nostro sistema solare adesso. Sistema solare. La Terra, che si trova ad una unità astronomica dal Sole. Qual è il modo più veloce per renderla invivibile? L'abbiamo scaldata, adesso la raffreddiamo. Si va su. Eccolo qua.
anziché un'unità astronomica, noi raddoppiamo e la mandiamo a due unità astronomiche. In questo momento si trova dopo Marte e la Terra sta iniziando a surgelarsi, come potete vedere da qua. È là da meno di un anno e la Terra è già scesa sotto lo zero come temperatura. Lo stesso succede se noi togliamo l'anidride carbonica. Torniamo sul clima. Abbassiamo invece la nostra percentuale di diossido di carbonio. Togliamo 90 parti per milione, sembra poco, però togliamo queste 90 parti per milione e facciamo andare la Terra. La temperatura da circa 14 che dovrebbe essere, 14-15, ora varia sugli 11 gradi. È molto di meno, 3 gradi su una cosa grande quanto la Terra. La temperatura continua a scendere, siamo sotto i 10 gradi ora, prima eravamo circa 10, adesso siamo sui 7 gradi centigradi, 6, 7, sì, siamo sui 7. Madonna, non riesco più a cliccare sulla Terra, e come faccio? Madonna mia, dai, fermi lì. Oh, la Terra, eccola qua. Ovviamente ti ho surgelata io. Adesso però io ti rimetto alla temperatura che voglio io. 15 gradi, eccola qua, la Terra a 15 gradi. Certo, non è proprio così perché il Canada non è completamente gelato, però dai, ci va bene così, ci accontentiamo. Che cosa ho fatto? Voi probabilmente non lo vedete nemmeno che cosa è successo, però io sì, è come se lo vedo. Ok. Avevo tolto lo schermo intero, molto semplicemente. Il secondo modo, come abbiamo visto, è allontanarla o avvicinarla al Sole. Se noi avvicinassimo la Terra al Sole, e lo vediamo da qui, dalla base, ecco qua, 0,5 unità astronomiche, la Terra ora si dovrebbe trovare più vicina di Venere al Sole, vero? Sì, più vicina di Venere al Sole. Noi ovviamente la mandiamo in mesi al secondo, dai. La Terra si va scaldando. In questo momento ci troviamo a 80-90 gradi Celsius. Come possiamo vedere sta diventando tutto un deserto perché, ecco qua, i ghiacciai si sono sciolti completamente. Un altro modo molto, molto semplice è quello di... Oh, senti, incentriamoci sul Sole. Oh, che almeno è semplice. È aggiungere, cliccare sul lancio, esatto, lancio, selezionare un bel buco nero. In teoria si è messo a girare intorno al Sole. E come possiamo vedere, tutto si sta sminchiando. Tutte le orbite di tutti i pianeti si iniziano a spostare. Variano tutte. La Terra che prima girava intorno al Sole, che ora noi dovremmo tornare a mettere 1 a U. Sì, esatto. Che dovrebbe essere quella la traiettoria ideale, però non lo sarà. In questo momento, ora, sta tutto girando intorno a due masse solari. Andiamo un po' più veloci. Un anno al secondo non ci arriveremo mai, perché ora con l'aggiunta del nuovo buco nero si stanno modificando tutte le orbite, quindi ci sono un sacco di calcoli che deve fare il computer, però cerchiamo all'incirca, vediamo la Terra che ora non si sa cosa stia facendo. Questi continueranno a inseguirsi per l'eternità. Il Sole, per favore, Sole, dimmi che torni indietro. No, non viaggiare per sempre in là, no! Il Sole se ne andrà. Se per caso dovessero comparire due buchi neri a 100 masse solari l'uno nel nostro sistema solare, sappiate una cosa. Non solo siamo morti, e questa è infatti la Terra che si sta andando a ghiacciare, ma il Sole sparirà, perché viene lanciato via, semplicemente. I due buchi neri da... Ah, questa è una massa solare e questa è 100. UI scati, nuovamente, ok, 8,5 masse solari, noi lo mettiamo qua, sicuramente molto meno di quello a 100 masse solari pesa, se gli cade addosso, mamma mia, non so cosa possa succedere. È stata mangiata, molto semplicemente è stata mangiata da questo buco nero che prima pesava 100 masse solari e adesso 105. Le restanti 3 masse solari perse sono andate perdute in onde gravitazionali. Supernova in una galassia. Questa è una galassia. Questa è la supernova nella galassia. Cioè, se una stella grossa quanto il Sole
esplodesse in una supernova, creerebbe quello che abbiamo appena visto. Certo, in un sacco di anni, vediamo che passano 5.000 anni al secondo, però creerebbe quello che noi abbiamo appena visto. Stress test, questo vi volevo far vedere. Ci sono delle cose che fanno crashare il computer. Ad esempio questo, la Terra con 5.000 lune, una intorno, cioè 5.000 lune che girano intorno alla Terra e che ovviamente vanno a scontrarsi fra di loro e anche con la Terra, quindi calcoli enormi da fare e rischiano di fare davvero di devastare tutto. Questo qua è molto laggante, però dovremmo riuscire. Madonna signore, guardate qua, ci sono 1.000 pianeti qua, 1.000 pianeti completamente a caso che hanno iniziato già a collidere fra loro. Questo ad esempio che cos'è? Tunxia si chiamava quello. Questo Mefitati. Davvero incredibile quanto stia laggando. Però se noi ora lo lasciassimo andare, se riuscissimo magari anche a velocizzarlo un attimo. Guardate, non riesce a fare più calcoli di così. L'ho messo a un'ora al secondo, ma non riesce ad arrivare neanche a un decimo di ora al secondo. Tutti andrebbero a schiantarsi poi in un unico grosso pianeta in fiamme. Quello con cui io avevo intenzione di lasciarvi era collisione di due galassie in alta risoluzione. E vi saluto qua, noi ci vediamo la prossima volta, sempre qua, sui Eterzi. Ciao ragazzi!